Onorevole Flavio Di Muro, è notizia recente che l'Europa praticamente chiude le porte ai migranti che sbarcano in Italia. La situazione a Ventimiglia è sempre più pressante e cogente. Ci sono migranti che ogni giorno cercano di varcare il confine sui camion, mettendo anche a rischio l'incolumità, la loro stessa vita e quella degli automobilisti che vanno in autostrada. Sì, qui siamo a Ventimiglia dove, a dire il vero, è dal 2015 che la Francia ha chiuso il suo confine, creando dei problemi anche di convivenza civile, per i cittadini della zona. E quindi non è una novità vedere le chiusure dei confini, non è una novità vedere l'Italia lasciata da sola. L'unico momento in cui si è respirato dal 2015 a oggi era quando il ministro dell'Interno era Matteo Salvini, che operava una politica del rigore con il blocco agli sbarchi. Certo, gli è costato anche, gli sta costando dei processi a livello personale, altri non si assumono la responsabilità di fare lo stesso. Confido, perché non mi resta altro che confidare nell'autorevolezza del Premier Draghi a livello europeo, che possa svegliare i paesi europei per aiutare l'Italia nella redistribuzione dei migranti. Come giustamente ha detto, vediamo delle risposte negative da parte di tanti paesi, però non può essere il nostro paese, il paese di prima accoglienza e anche di gestione del fenomeno migratorio, che poi non è neanche diffuso in tutto il paese, ci sono delle aree di confine che pagano il prezzo più alto. Appunto, come Ventimiglia è ritornata la questione del campo di transito, ma appunto se l'Europa non vuole prendere i migranti, è un campo di transito, quindi appare anche un'idea in questo momento lontana dall'essere utile. Sì, un centro d'accoglienza non può che essere un palliativo. La risposta va data a livello europeo e va data anche a livello nazionale. Io più volte in Parlamento e nelle sedi opportune a livello governativo ho sollecitato degli interventi mirati, un piano specifico per decongestionare Ventimiglia. Poi va risolto il problema immigrazione a livello nazionale, ma ovviamente ci vuole la volontà politica. Non so se il ministro Lamorgese avrà il polso per gestire questa partita sempre più difficile. Al netto dell'estate, che come sappiamo è una stagione in cui aumentano gli sbarchi. Da Roma, visto che lei è ovviamente vicino, lavora direttamente nella capitale, ci sono delle possibilità che il ministro venga a Ventimiglia? Ma io lo spero, è venuta in commissione Schengen dove l'ho accolta anche parlando di Ventimiglia. Al di là delle visite o come dicono i miei concittadini delle passerelle, servono soluzioni. Io qualche proposta l'ho avanzata, aspetto però di vedere concretamente un impegno serio e costruttivo da parte del Viminale che fino ad oggi c'è stato relativamente poco. Sono aumentati gli agenti, sono aumentati i controlli, va assolutamente bene, ma abbiamo visto ad esempio che l'aumento dei controlli del treno ha portato un incremento delle aggressioni ai TIR con problemi sia agli autotrasportatori che sulla rotta autostradale.